La seconda puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda il 4 marzo scorso, è stata meno hot della prima ma non meno accesa. Milly Carlucci infatti è stata ballerina per una notte esibendosi in un caliente tango condito da roventi polemiche scatenate da un finto tweet di Alessandra Celentano che Valerio Scanu ha letto in diretta. Ma facciamo un passo indietro. La prof di ballo di Amici è stata pesantemente attaccata da sabato scorso per aver giudicato in sovrappeso e non idonea per la danza classica la ballerina Vittoria. Le lacrime della giovane avevano sconvolto il pubblico, una deputata del Movimento 5 Stelle aveva indirizzato a Maria De Filippi una lettera di fuoco e a distanza di una settimana ha espresso la sua opinione in merito anche Milly Carlucci in collegamento dallo studio di Ballando con le Stelle con TV Talk. La conduttrice ha chiaramente preso le distanze dalla posizione della Celentano e ha sottolineato: noi di Ballando lavoriamo proprio sul concetto opposto, cioè qualunque sia il tuo fisico vai e fai. Intanto perché, ha spiegato Milly, facendo attività fisica sicuramente migliorerà salute e forma fisica e poi perché non ci possono essere barriere. Terminata la performance della ballerina per una notte, Valerio Scanu ha ironizzato sulla vicenda citando un tweet fake, lo ribadiamo, della Celentano. Milly c'è posta per te, ha fatto sapere il web influencer, è arrivato un tweet dalla Celentano che dice Milly Carlucci brava ma leggermente in sovrappeso, non ammessa al serale. La conduttrice ci è passata sopra, il web un po' meno, tanto che sono piovuti una valanga di messaggi contro l'insegnante di classica di Amici. La stessa Alessandra è stata costretta ad intervenire sui social per chiarire che non ha mai fatto un tweet su Ballando né tantomeno sulla esibizione della signora Carlucci.